Gara 2 dei playoff a Modena, partita intensissima, Schett al servizio, siamo nel corso del quarto set, Trento è in vantaggio e ha la possibilità concreta con 4 match ball di riacciuffare i gialloblu e portarsi al tie break. È forse il momento più delicato di una partita davvero spettacolare, coronata da un pubblico meraviglioso, quasi 5.000 persone in festa per questa partita che deve riportare i gialloblu nelle semifinali dopo il 3-0 piuttosto semplice di giovedì nella prima partita. Ancora Urs Kovacevic è il grande protagonista di questa fase, dopo una partita piuttosto in ombra il serbo si scatena e dopo aver murato a uno Sokolov, avete visto che quest'altra rigiocata ha chiuso il secondo punto. Ancora match ball per Trento, nuova alzata di Sintini, ancora un attacco con muro a uno per Sokolov che viene murato nuovamente, davvero incredibile per il bomber bulgaro che comunque ha fatto una grandissima partita. Ancora l'attacco di Fedrizzi, entrato per sostituire Ferreira, molto buona la prova dell'azzurro. Siamo di nuovo set ball, Sintini, palleggio di Brunigno, attacco ancora di Kovacevic, ha annullato un altro set ball da parte della squadra di Modena. E poi è entrato Angapet che va al servizio e realizza il punto del vantaggio, murata l'attacco al centro di Trento, ancora una difesa, qui non si intendono i trentini, è il match ball per questa volta per Modena che va a chiudere con Angapet e vedete la grande festa dei gialloblu che tornano in semifinale dopo 3 anni, battute i campioni d'Italia di Trento. Città di Castello ospita Piacenza che ha vinto abbastanza nettamente la prima partita e ha l'occasione per chiudere in due sole gare il discorso dei quarti di finale. Una bella difesa di Vettori che poi va a contrattaccare, il bomber azzurro è stato ancora una volta determinante nella vittoria contro la squadra umbra che chiude così la sua parentesi scudetto, parentesi playoff scudetto, ma continuerà a sognare dopo una grandissima stagione nei playoff per conquistare un posto in Europa, quelle che riguardano le altre squadre, quelle eliminate dai quarti di finale, quelle che erano rimaste ad aspettare dopo la prima fase della stagione. Piacenza, se aveva avuto qualche difficoltà nel primo confronto, è andata via decisamente più liscia nella seconda partita e non ha avuto grosse difficoltà a espugnare il palazzetto di San Giustino, che è la casa appunto di Città di Castello. Siamo alle fasi conclusive di questo secondo incontro dei quarti di finale, dove Città di Castello ha approdato con pieno merito dopo una stagione davvero ricca di grandi soddisfazioni. Ha battuto quasi tutte le squadre più importanti proprio di fronte al pubblico amico. La battuta di Van Valle, la palla che finisce fuori e si chiude la partita. Piacenza vince 3-0 e va in semifinale. Macerata di scena alla Palolimpia di Verona dopo la grande sofferenza di gara 1, ricordiamo il 3-2 tiratissimo con match ball avuti dalla formazione di Gianni al Palafonte Scodella, quest'anno imbattuto, e il rischio clamoroso di un KO proprio alla gara inaugurale dei playoff. Nella seconda partita molti meno problemi per il sestetto marchigiano, grande favorito per la rincorsa a questo scudetto numero 69, e anche Verona ha avuto un rendimento completamente diverso rispetto alla prima gara, forse si è un po' svuotata dopo la grandissima occasione avuta in gara 1 e appunto il sestetto di Andrea Gianni non è andato oltre a un 3-0 che ovviamente
non è un amaro addio ai playoff scudetto, anche per Verona, come per le altre tre squadre eliminate nei quarti di finale, la possibilità di inseguire un prezioso posto in Europa per la prossima stagione. Attimi conclusivi di questa partita, Boninfante, il muro di Macerata e finisce qui. Macerata vince nettamente 3-0 e ottiene l'ennesima semifinale della sua ricca storia. Per Verona l'addio ai playoff scudetto si continua per la Coppa Europa.